Su Anna andremo a creare un effetto double texture con base bagnata e Hollywood Waves sulle lunghezze con l'utilizzo di tre prodotti della linea 4Me. Per realizzare le mie onde mi aiuterò con Make Me Wavy Spray, un prodotto che serve per proteggere le mie lunghezze dal passaggio della piastra ma allo stesso momento a mantenere perfetto e definito il movimento desiderato. A grosse sezioni vaporizzo il prodotto sulle mie lunghezze. Lo massaggio con le mani e procedo con la sezione successiva. Anna ha dei capelli estremamente lunghi, quindi abbiamo bisogno di andare a riparare qualche doppia punta. Quindi utilizzo Shine Me Split Ends 117, che è un prodotto che mi aiuta a sigillare le nostre doppie punte. Prendo delle piccole sezioni e con una mezza rotazione della piastra inizio a creare le mie Hollywood Waves. Grazie a 221, nonostante i nostri capelli siano molto lunghi, riusciamo a mantenere una perfetta ondulazione e definizione del capello. Una volta terminate le onde su tutta la lunghezza, con l'aiuto di un pettine a denti larghi, vado a pettinarle per unirle tutte insieme. Per creare la texture della parte superiore utilizzo Kick Me 24 Hour Wet Gel, che è un gel effetto bagnato. Ne applico una buona dose sulle mani. Con il palmo vado semplicemente a distribuirlo sulla parte desiderata. Avendo una tenuta flessibile, posso tranquillamente pettinarlo più volte fino a quando non ottengo l'effetto desiderato. Ed ecco che Anna, con la sua double texture, base bagnata e lunghezze Hollywood Waves, è pronta per la sua serata speciale.